I vantaggi di questa agricoltura per l'agricoltore sono essenzialmente due: di carattere economico e di carattere organizzativo. Fare agricoltura blu oggi vuol dire andare a eliminare delle punte di lavoro che l'agricoltore ha durante l'anno. Molto spesso l'azienda agricola deve essere sovrameccanizzata perché si trova a avere periodi dove il lavoro è moltissimo, arature, spiccature, semina, tutte nello stesso tempo, in tempi molto ristretti, per poi magari lasciare queste macchine sostanzialmente abbandonate sotto un portico perché i tempi in cui vengono fatte queste cose sono molto brevi. Allora l'agricoltura blu ti permette di ridurre la meccanizzazione dell'azienda acquisendo solo una macchina, la macchina da soldo, che ti permette di fare tutto quello che facevi prima senza avere tutta questa sovrameccanizzazione. Questo aspetto trascina il secondo, cioè i costi. Avere una potenza di stallata più bassa, avere meno macchine in azienda vuol dire fare meno manutenzione, consumare meno gasolio e avere costi più bassi. Questo è il vantaggio sostanzialmente per l'agricoltore. Cosa deve fare per fare questo? Il primo passo non è comprare la macchina, il primo passo è crearsi una cultura su cosa vuol dire fare agricoltura conservativa e agricoltura blu. Per cui imparare a farla da quelli che già la fanno, da quelli che andando magari a fare qualche viaggio, a vedere paesi dove queste tecniche sono assolutamente all'ordine del giorno. Vi faccio un esempio: in Argentina 30 milioni di ettari seminati, 28 erotti seminati in semina diretta. Se uno va a una fiera in Argentina non trova gli arate più neanche nei musei, cioè non c'è più, è una cosa che non esiste più perché non serve sostanzialmente. Un'altra cosa che si può dire è che molto spesso quando ci si confronta con l'agricoltore italiano ti dice: ah no, ma è vero, tu a casa tua, ma tu hai un terreno facile, invece a casa mia non è possibile. L'agricoltura blu si può fare ovunque, bisogna saperla fare, bisogna avere gli strumenti culturali per poterla fare, per cui la conoscenza. Aigacos in questi anni ha fatto tutta una serie di iniziative, tra cui un manuale dell'agricoltura blu, un progetto che si chiama Leader Blu, sono agricoltori che mettono a disposizione la loro competenza ai colleghi vicini per poter trasferire queste indicazioni, queste informazioni sul campo. E in questi anni questo tipo di tecniche molto lentamente si stanno allargando, diventano sempre di più gli agricoltori che si avvicinano a questa tecnica, con spesso purtroppo in maniera un po' a macchia di leopardo. Facciamo abbastanza fatica a aggregare tutte queste esperienze, ma la sensazione è che il movimento stia crescendo anche perché le difficoltà economiche stanno crescendo, per cui un sistema che ti permette di risparmiare piano piano entra nelle orecchie e nella testa degli imprenditori, e se un imprenditore è un imprenditore cerca di trovare tutte le opportunità per far andare meglio la propria impresa. L'agricoltura blu oggi è un'opportunità interessante per migliorare le performance.